Consigliere Corbetta, oggi si è parlato dell'interrogazione sulla possibile chiusura di biglietterie. Soddisfatto della risposta dell'assessore alle infrastrutture? Sì, sono soddisfatto perché l'assessore per tempo si era già attivata per chiedere spiegazioni a Trenord circa queste indiscrezioni uscite sui giornali in merito alla chiusura di 25 biglietterie nelle stazioni in Lombardia. Trenord ha fatto sapere che c'è un piano per queste chiusure e che questo piano verrà condiviso appunto con Regione Lombardia. Quindi porteremo e chiederemo a Trenord di venire in Commissione Quinta, che è la commissione competente, per ascoltare questo piano e comunque faremo tutto il possibile di nostra competenza come regione, come consiglio regionale, per evitare qualsiasi chiusura. Le biglietterie offrono un servizio ai pendolari e sono un presidio che garantiscono comunque la vitalità delle stazioni e evitano la desertificazione. Quindi noi dobbiamo andare nella direzione di rendere più vive le stazioni e non possiamo quindi accettare un piano di chiusure di alcuni presidi come le biglietterie appunto presenti già oggi. Ricordo peraltro che ad esempio sul mio territorio, che è quello di Monza e Brianza, le tre biglietterie che si intendono chiudere sono relative alle stazioni di Seveso, Desio e Arcore, stazioni su delle linee che Trenord stessa ha certificato come le più pericolose della Lombardia. Per cui l'appello a Trenord è quello di evitare qualsiasi chiusura, anche perché Trenord ha i conti in ordine, quindi non vediamo il motivo per cui debba esserci questo piano di tagli.